L'8 ottobre 2018, presso l'Auditorium dell'Ospedale di Arezzo, ci sarà il corso di formazione convegno, il percorso di emergenza, l'infermiere e le competenze trasversali come anello di congiunzione. Sarà suddiviso in due parti, la mattina la parte teorica e pomeriggio la parte pratica. Questo per far capire che l'infermiere è una personalità e una professionalità sempre in formazione. Un anello di congiunzione, una professionalità che riesce ad essere l'elemento aggiuntivo e niente affatto secondario all'interno di una rete che ha come obiettivo la tutela della salute e della vita umana. Sono in tutto circa 3.000 gli infermieri ad Arezzo che operano come dipendenti pubblici o come liberi professionisti e una fetta importante di questi ogni giorno è al lavoro in prima linea nell'emergenza-urgenza. È importante capire che l'infermiere ha una funzione e una competenza avanzata. L'infermiere è cambiato, non è più un infermiere subordinato ad altre figure professionali, ma lavora in team multidisciplinari, capace di avere delle competenze per cambiare anche l'asse del clinico. La professione infermieristica ha delle competenze che vanno diciamo così, sempre di più ad avere miglioramenti dal punto di vista professionale e per la crescita di autonomia professionale. Si chiama rete dell'emergenza, dove uno viene supportato e sopportato dagli altri, ma soprattutto è al servizio del cittadino. Quindi questa rete a maglie strette dove noi abbiamo ambulanze via LSD, ambulanze un infermiere, automediche, elicottero, è la rete che ormai da Arezzo è in essere da qualche anno e sta portando ottimi risultati, soprattutto per quanto riguarda mortalità e morbilità. Mortalità si riduce la mortalità per esempio degli infarti, grazie anche all'emodinamica, ai cardiologi, eccetera, si riduce la mortalità dell'ictus. La disabilità dell'ictus, si riduce la mortalità nel trauma e questi sono dati di fatto. Quindi significa che portare i pazienti all'ospedale giusto, nel momento giusto e con le persone giuste, porta a casa dei risultati importanti. L'infermiere ha un ruolo fondamentale. Ormai l'infermiere è una sicurezza nel territorio, ma anche per i cittadini. Tutti quei signori, quei corvi che dicevano che succedeva il finimondo con l'infermiere a bordo sono stati smentiti clamorosamente. Noi siamo contenti di questo perché comunque eravamo sicuri delle scelte che andavamo a fare. Speriamo ora di portare queste scelte qua in area vasta. Abbiamo già iniziato un'infermierizzata a Siena. Un po' di problemi li ho avuti, diciamo la verità. Ci sono già infermierizzate sull'Ingrossetano e quindi questo ci favorisce il lavoro. Dopodiché, una volta che abbiamo omogeneizzato l'area vasta, perché ancora non è omogeneizzata da questo punto di vista, tireremo le somme.